scritto questa storia perché volevo dare corpo a qualcosa che mi ha raccontato papà quando ero un ragazzino. Ho scritto questa storia perché è una storia vera, realmente accaduta negli anni fine 40, anni 40. È una storia che racconta un evento veramente triste, drammatico tra due paesi vicini, che è finita con la morte di un giovane innocente. E quindi io non potevo non riportare nel tempo, nella memoria attuale dei giovani soprattutto, un evento talmente grande e gravoso contemporaneamente che rischiava di essere perduto, di perdersi nella memoria. La storia è ambientata negli anni 40 e riporta appunto questo evento calcistico la cui origine non è da guardare, da intravedere o da trovare nell'evento calcistico in sé per sé, nella squadra, nella partita di pallone, ma questa storia ha origini molto più profonde nei protagonisti di questa storia, Alfredo ed Ernesto, che sono due presidenti delle squadre di calcio locali, i quali per il loro egoismo, per il loro protagonismo, per la loro voglia di vincere, di strafare, di dimostrare all'uno contro l'altro chi è il migliore dei due, alla fine si scatena questo inferno che io ho voluto chiamare la Grande Guerra del Salento, perché guerra fu dal momento che due popolazioni consanguine vicine un giorno si dichiararono la guerra, affrontandosi, scontrandosi sulla strada tra Superstano e Ruffano con ogni strumento, con ogni mezzo, con ogni arnese che poteva ferire, che poteva tagliare la carne. Ovviamente in questa storia di violenza si interseca anche una storia d'amore molto bella, i cui protagonisti sono due ragazzi di Superstano, due ragazze di Ruffano. E la storia d'amore è intrallazzata, è relazionata con la storia di pallone. Diciamo che sono concentrici entrambi, l'uno contiene l'altra. E alla fine, Antonio, un ragazzo innocente, paga per tutti. Lui diventa la vittima sacrale, sacrificale della contesa tra Ernesto ed Alfredo e della contesa tra i due protagonisti in amore, che sono Giulio e Augusto. Lui diventa l'eroe manzoniano, il quale alla fine avrà un premio in un'altra vita, ma il suo assassino alla fine soccomberà per mano divina.